tra le novità di Yamaha presenti all'edizione 2017 di ECMA troviamo questa, la Niken tre ruote. L'avevamo già anticipata l'anno scorso con un concept, adesso diventa prototipo. La sua base meccanica è quella dell'MT-09, ovvero motore da 850 centimetri cubi. Più o meno a livello di cavalleria sarà in linea con la sorella a due ruote, quindi si parla di 115 cavalli. Tre ruote appunto, la doppia forcella a strini rovesciati nella porzione anteriore, ruote da 15 pollici, 17 pollici al posteriore. È sicuramente un qualcosa che non c'era prima. Solitamente il tre ruote è un mondo dedicato alla mobilità cittadina, in questo caso l'asticella si alza non di poco, è una bella provocazione che fa Yamaha nel mondo della produzione di serie. Sicuramente tutta l'elettronica che garantisce la sicurezza, quindi controllo di trazione e quindi tutti gli accessori, mappe motore dedicate a questa piattaforma. Davvero interessante la parte anteriore, le ruote davanti sono molto ravvicinate, quindi permettono un feeling molto simile a quello di una singola ruota anteriore. C'è da capire che cosa e in che modo verrà percepita. Esteticamente fa sicuramente discutere e sicuramente è una moto di cui siamo molto curiosi e che siamo molto curiosi di provare. Ancora non è chiara la sua commercializzazione, sicuramente arriverà. Si parla chiaramente di un modellier definitivo per quanto riguarda il 2019, prezzi, disponibilità non la conosciamo. La particolarità dello Yamaha Niken è proprio qua davanti, nella parte anteriore, è questo sistema che il suo acronimo è LMV, ovvero linea multi-wheels, che permette appunto di piegare la moto, in questo caso con il feeling uguale o simile a quello di una moto normale con due ruote. Voi cosa ne pensate? Diteci la vostra, tre ruote sì, tre ruote no, potenza c'è, sportività c'è. Diteci la vostra nei commenti qua sotto e fateci sapere cosa ne pensate di questa provocazione targata Yamaha.